Noi oggi siamo qua per dire alla stampa che deve parlare della crisi ecologica e climatica ogni giorno. Non è il tempo meteorologico, non è un problema della pioggia, del vento, non sono problemi episodici, sono in relazione tra loro e questo deve essere l'argomento di ogni giorno. Negare l'evidenza sulla crisi, sul collasso degli ecosistemi, la crisi climatica ed ecologica in corso vuol dire destinare l'umanità al baratro. L'umanità è un bivio, l'umanità è vero che è un baratro, ma non possiamo rimanere ciechi. Dobbiamo aprire gli occhi sulla nuda verità. La nuda verità che celebriamo oggi, che vogliamo e pretendiamo che venga comunicata. E in questo i media possono essere degli alleati strategici importantissimi, hanno un potere straordinario nel comunicare la crisi climatica ed ecologica in corso. Perché la stampa non parla della crisi ecologica e climatica? Quanto pesa ancora oggi l'ENI sui bilanci pubblicitari delle grandi testate? La parola ribellione non deve trarre in inganno, la nostra è una ribellione assolutamente non violenta, il che non vuol dire accettare supinamente qualsiasi ingiunzione, qualsiasi ordine, ma significa opporsi senza armi e senza violenza, ma anche sapendo creare fastidio, anche sapendo fermare gli ingranaggi della macchina. In un primo momento vieni denigrato, in un secondo momento vieni attaccato, ma alla fine vinci. L'ufficio stampa di Extinction Rebellion, il gruppo stampa, ha preparato una lettera che abbiamo mandato a una serie di giornalisti amici e che adesso dichiariamo pubblica, nel senso che inviteremo tutta la stampa nazionale a sottoscriverla. Dichiarazione di emergenza mediatica dei lavoratori dell'informazione in appoggio alle azioni di Extinction Rebellion. Noi sottoscritti, che a vario titolo operiamo nel settore dell'informazione, della comunicazione e del giornalismo, siamo quotidianamente a contatto con informazioni che riguardano il tema della crisi climatica e della crisi ecologica. Nonostante la copertura mediatica del tema della crisi climatica sia in costante aumento da vari anni, lo stesso non può dirsi della crisi ecologica ad essa collegata. Inoltre riteniamo che l'informazione e la formazione sui temi collegati alle conseguenze delle due crisi, che porteranno a avere grandi parti del pianeta inabitabili nel giro di pochi anni, non sia sufficiente. Crediamo anche che il ruolo principale di tutti i canali di informazione debba essere da una parte educativo, in modo da informare tutta la popolazione, e dall'altro di denuncia dei tremendi interessi che stanno impedendo la messa in atto delle misure necessarie a invertire la tendenza, comprese le misure non tecnologiche ma legate al ripristino degli ecosistemi naturali. Sottoscriviamo ed invitiamo a sottoscrivere questo appello ed impegnarci in prima persona per un sostanziale cambio di passo che metta la questione ecologica e climatica al primo posto delle priorità informative, come richiesto da Extinction Rebellion. Nello specifico mi impegno a fare pressione perché la prima pagina o nelle prime notizie dei media a cui collaboro sia sempre presente una notizia sulle tematiche ambientali. Fare in modo che le manifestazioni ambientaliste siano riportate correttamente, con dovizia di dettagli e con servizi di approfondimento. Impegnarmi affinché si dia spazio alle ricerche scientifiche sulla crisi climatica e sulla crisi ecologica, la distruzione degli ecosistemi e le conseguenze del collasso ideologico in modo chiaro e divulgativo. Vigilare affinché l'informazione si sposti dalle soluzioni legate alle scelte individuali dei consumatori ad un approccio maggiormente comunitario, che riconosca la necessità di un cambiamento sistemico. Non c'è più tempo! Questo è il momento per voi giornalisti di vedere, sentire,
e parlare con coraggio della distruzione che sta avvenendo sotto i nostri occhi.